Il murales oggi non c'entra. C'entra che mio figlio non ci sta più da un anno, è passato in secondo piano. Questo c'entra per noi. Quello che chiediamo è che però si arrivi, cioè in qualche modo anche il risultato dell'autopsia diventi pubblico. Immaginiamo che se non è stato reso pubblico, perché sono stati fatti altri accertamenti? Io spero che le istituzioni si pongano anche loro una domanda, a chiedere, cioè, se questo ragazzo è stato ammazzato volontariamente oppure ci sta legittima difesa. Io spero che le istituzioni faranno anche loro un appello. Il murales oggi non c'entra, c'entra che mio figlio non ci sta più da un anno, è passato in secondo piano, questo c'entra per noi. Noi cerchiamo verità e giustizia, questo cerchiamo noi. Senti di lanciare un appello alle istituzioni? Io spero che ci aiutano, le istituzioni ci aiuteranno anche in futuro per questi ragazzi, ma vedo che c'è un muro, cioè andiamo di fronte a un muro. Io spero che le istituzioni si pongano anche loro una domanda, a chiedere, cioè, se questo ragazzo è stato ammazzato volontariamente oppure ci sta legittima difesa. Io spero che le istituzioni faranno anche loro un appello. Tu hai sempre condannato quello che è successo, quello che stava facendo Ugo quella sera? Assolutamente sì, e lo condanno ancora oggi. Ugo sta facendo un atto che non si doveva, ma esistono carceri minorili, esistono comunità per i ragazzi, non esiste la pena di morte. Quello che chiediamo è che però si arrivi, cioè in qualche modo anche il risultato dell'autopsia diventi pubblico. Immaginiamo che se non è stato reso pubblico, perché sono stati fatti altri accertamenti tecnici più complicati? È l'ipotesi che possiamo fare, gli avvocati potrebbero dire meglio di me, penso che stiano aspettando anche che con l'anno si chiuda la seconda proroga di indagine, dopodiché per quanto possono essere complicati, prima o poi arriveranno alla fine questi accertamenti tecnici, no? Non lo augura nessuno, non lo augura nessuno. Qua ci sta un altro padre che piange come noi e non lo auguriamo a nessuno, anche al peggior nemico.